Ogni mattina alle 5 Florence si prepara ad affrontare un nuovo giorno, come tutte le donne del mondo. Ma lei non è come le altre. Lei è nata in Africa e da quando aveva 6 anni convive con la poliomielite. La sua disabilità l'ha costretta alla povertà, all'elemosina, all'umiliazione. Poi tutto è cambiato con l'opportunità di un lavoro. Florence ha smesso di vivere di stenti, non è stata più costretta a mendicare. La grande occasione le è stata offerta da una suora comboniana, Sister Dorina, che si è impegnata ad offrire a tutte le donne come Florence i mezzi per migliorare e conoscere finalmente la dignità. La cooperativa, nata nel 1999, dà lavoro a 160 persone malate. Si tratta di disabili e reduci di guerra. Persone vulnerabili che a un certo punto hanno compreso come il supporto reciproco sia la base della speranza. Il nome l'hanno scelto loro, le donne hanno detto vogliamo chiamarci Wawato Kachel perché capiamo che nessuna di noi può stare in piedi da sola. Qui tutte noi o ci diamo una mano e allora riusciamo a stare in piedi e se ognuna di noi va da sola dice qui noi non ce la faremo mai. Fra la polvere rossa che tutto ricopre in questa parte di Africa, un gruppo di donne ha scelto di camminare e lottare insieme per il proprio futuro. E soprattutto di creare anche un grosso legame tra di loro, tra persone che comunque la sorte ha messo insieme, che sono legate da situazioni di vulnerabilità diverse, capire che attraverso il sostegno reciproco si può fare molto, molto di più, cioè l'isolamento li annienterebbe. Essere disabili è dura, ma in Africa può diventare un inferno. Chi riesce a sopravvivere all'infanzia deve combattere con l'emarginazione per il resto della vita. La poliomielite non ha fermato Florence, che ha deciso che l'impossibilità di camminare non poteva significare la rinuncia alla propria indipendenza. Quando ti hanno detto la nuova, quando ti hanno detto la nuova, quando ti hanno detto la nuova, quando ti Florence, come tutte le altre donne della cooperativa, ha una famiglia che non vuole trascurare e come le altre ha deciso che la disabilità non deve essere un ostacolo. Nonostante la malattia, la guerra e la vita in Africa, Florence va avanti. Praticamente la vita che fa è la vita di qualunque altra donna, non è certamente la sua, la vita di una donna disabile o di una che si è arresa. Florence è protagonista della sua vita, fa le sue scelte, sa che cosa vuole, sa come arrivarci e quindi diciamo che è stata grandiosa in questo saper passare attraverso la guerra, attraverso una situazione di vulnerabilità e vivere e stare in piedi come una donna che di fatto non vive tutte queste cose. Florence è una donna indipendente che continua ad andare avanti a testa alta nonostante tutto.
ma è solo grazie all'aiuto degli altri che può prepararsi ad affrontare le nuove sfide della vita. Chi don catuere mi rugu chi me che met con we coperti bene un mede che don pian kawan kano power mo don coperti per te. Chi don mara pa an ati che mara pia dek ya bitie. Nei momenti in cui siamo più vulnerabili, in cui pensiamo che non ci sia più speranza, guardiamo agli altri in cerca di sostegno, sperando di non essere delusi. Chi pensa di non avere nulla da offrire, in realtà può trasformarsi con un piccolo gesto in un'ancora di salvezza. Da una cosa che è piccola viene sempre fuori qualcosa di grande. Thank you.